Elegante, enigmatico, stravagante, a 25 anni ha vinto tutto, un talent show, dischi di platino, ITRL Awards e quest'anno anche il Festival di Sanremo con il brano L'Essenziale. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi. Marco Mengoni nasce in un piccolo paese in provincia di Viterbo, Ronciglione, dove da bambino già sogna il palco mentre ascolta i Beatles e ne fa di strada Marco. Da adolescente impacciato e in sovrappeso è oggi diventato una star delle classifiche italiane, amatissimo dai social network e da un popolo di fan di tutte le età. Chi lo conosce lo descrive per maloso, ma lui ribatte solo timidezza, una presenza scenica fuori dal comune e una teatralità in quel suo canto che lo contraddistingue e lo eleva a moderno mimo di se stesso. Misterioso quanto basta per incuriosire, sa giocare bene con la sua ambiguità e si diverte a stupire anche nei look. C'è chi lo paragona a Prince con quella voce solda, gli accenti pop rock e quel suo far androgino un po' sopra le righe che però nasconde una velata insicurezza come lui stesso ha dichiarato. È forse questo il suo punto vincente che lo ha reso il cantante del momento, un re matto diventato re del pop che ha saputo scrollarsi di dosso l'etichetta di vincitore di un talent per passare oltre. Cosa vuoi sapere? Un'estensione vocale fuori dal comune è un modo di cantare davvero diverso, quello di Mengoni, fuori classe anche nell'utilizzo del palco, che sa tenere in pugno con scenografie essenziali dove la voce è il migliore strumento. Ragazzo moderno dai gusti antichi, ama il web ma anche le vecchie canzoni, Mengoni gestisce il successo con la semplicità della sua provincia che ha lasciato presto ma alla quale torna sempre, come lui stesso dichiara. Sogna di duettare con Lady Gaga, anche se confessa che il cinema è un'altra sua grande passione. Mi sarebbe piaciuto interpretare il cappellaio matto al posto di Johnny Depp in Alice nel Paese delle Meraviglie. E a guardarlo bene, la faccia di Mengoni sembra davvero uscita da un film di Tim Burton con quel trucco da Pierrot moderno che sconfina nel surreale, nella voce e nel corpo.